Radio Studio 7. Radio Studio 7. Music in style. Music in style. E finalmente un buon pomeriggio agli amici di Studio 7, ma anche agli amici che ci seguono in radiovisione sul canale 611 del Digitale Terrestre. 7 News Special, continuano gli approfondimenti sul territorio, nel territorio, alla scoperta delle varie realtà e dei vari eventi che da qui a tutta l'estate ovviamente si produrranno per e grazie soprattutto alle varie associazioni, alle varie proloco. Quest'oggi parliamo in particolare della proloco di Trodica di Morrovalle, in quanto è anche imminente un grande evento, una seconda edizione, quella della festa di primavera. E diamo il buon pomeriggio proprio al presidente della proloco di Trodica di Morrovalle, Franco Filippetti. Presidente, buon pomeriggio e benvenuto a Studio 7 Speciale News. Buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori, grazie per questa intervista. In primo luogo metto in evidenza quella che è la nostra rappresentanza, il prossimo evento, insomma. Siamo alla festa di primavera, ma dobbiamo dire, per dover di cronaca anche ai nostri radio e telespettatori, una neonata proloco che questo novembre compirà 2 anni, ma in questi quasi 2 anni sono state fatte già molte iniziative, sono state prese molte decisioni che stanno mietendo successi, consensi nel e sul territorio. Festa di primavera ne è sicuramente uno degli esempi. Festa di primavera è uno degli esempi, diciamo, è stata la prima iniziativa che ha dato, diciamo, molto interesse sia al direttivo che alla cittadinanza per dare, diciamo, per ravvivare quello che sono le realtà locali di notevole interesse, e che ne siamo grati per quello che abbiamo, perché poche realtà rassomigliano a quelle che si possono vedere a Trodica di Morrovalle per dimensioni e per caratteristiche urbanistiche, e questo ci permette anche, ecco, di poter utilizzare questi spazi favorendo tutte quelle logistiche che noi vorremmo realizzare, ecco. Sicuramente Trodica di Morrovalle, da piccolo borgo, frazione, ha avuto uno sviluppo in questi decenni notevole, tanto da avere una sua infrastruttura, avere una viabilità, accessibilità, superstrada, ferrovia, e che hanno ovviamente valorizzato ulteriormente il territorio, che ha nuove e maggiori esigenze, e forse questo è uno dei tanti motivi per cui è nata la proloco. Vedo che forse ce ne sono tanti di più, perché ha preparato proprio un bel discorso, magari se ce lo legge così potremmo far capire meglio ai nostri telespettatori questa importante realtà. Sicuramente sì, il fare una piccola cronistoria è importante, anche perché essendo nuovi, come giustamente ha detto lei, dobbiamo anche spiegare il motivo della nostra esistenza. E così noi ci approntiamo, e ora leggo questa, per la seconda edizione di Primavera in Festa. E c'è stato un periodo in cui purtroppo il Parco Pegaso è stato poco utilizzato, mentre negli ultimi anni è invece segnalato dalle cronache per i tanti eventi che vi si svolgono, per essere punto di ritrovo del gioco dei bambini, spesso accompagnati da nonni e genitori. Insomma, finalmente il Parco Pegaso ha messo le ali e ha iniziato a funzionare proprio per le finalità per le quali venne ideato e realizzato. Una spinta importante verso l'obiettivo programmato dal Comune è venuto senza dubbio da alcuni utilizzi istituzionali, come i corsi di nuoto dei centri estivi, ma probabilmente la svolta più significativa si è avuta grazie alla costituzione della nuova proloco, de quale mi compiaccio, che sta trasformando il parco in una cornice sempre più fruita per eventi di ampia dimensione popolare. Così è stato di recente con la prima edizione di Trodica in Fiore, nella metà dello scorso aprile, un evento eccezionale dove abbiamo collocato un piccolo Luna Park, giochi gonfiabili per bambini, alti e sicuri, scivoli, hanno attirato moltissimo i piccoli, mentre nei dintorni si svolgeva la nuova manifestazione. La partecipazione dei floricoltori e dei vivaisti è stata al centro dell'interesse di molti visitatori,
Ma non voglio dilungarmi oltre su questo, posso possiamo dire raccontare che siete però riusciti a creare interesse nella frazione, ma soprattutto portare anche gente da fuori frazione, e la vostra posizione strategica tra la collina e il mare fa sì che sia gli abitanti della costa che quelli dell'entroterra, del maceratese, conoscendo queste varie iniziative le abbiano premiate con la loro presenza, indubbiamente. Ma sicuramente sì, come avevo detto prima, la nostra posizione geografica e la nostra scelta urbanistica ci favorisce proprio, ci dà questa location così importante da poter sfruttare per questi eventi di notevole dimensione. Primavera in fiore, questo uno degli eventi, Primavera in festa, e poi l'evento invece a cui avevo accennato prima, che è stato questo aprile. Diciamo che c'è un proseguo di eventi durante tutto l'anno, non solo il periodo estivo primaverile. Noi ci siamo legati molto, richiamati alla primavera, perché la primavera è quel sistema che ti arricchisce, ti riempie di energie. E allora noi, essendo un paese di estrema dimensione, ci vogliamo allargare sempre di più, abbiamo scelto proprio la primavera per cercare di fare questi eventi. Tant'è, uno primavera in fiore e poi primavera in festa, è il prosieguo. Il prosieguo. E proseguiamo anche, ascoltando il discorso che ha preparato, proprio per andare fino in fondo su quello che è la realtà di Trodica di Morrovalle. Andare fino in fondo quello che è la realtà, rimanendo sempre sul principio ispirato alla Prologo, posso dire che oltretutto la Prologo, di cui sono presidente, affiancato in tutti gli impegni dai formidabili del direttivo, sta tessendo rapporti importanti anche con alcune delle associazioni esistenti nell'ambito del territorio per dare maggiore incisività verso gli obiettivi. Come si può dire che il nostro obiettivo è quello sempre legato allo sviluppo, ma alla socializzazione e all'aggregazione, perché se non facciamo questo passaggio in sinergia diventa sempre più difficile una convivenza. Invece noi vogliamo favorire questa convivenza in modo particolare per quanto riguarda quando ci sono tutte queste realtà diverse, dobbiamo cercare in qualche modo di unificarle. Possiamo dire che quindi la nascita della Prologo è stata vista da molte associazioni anche con una speranza, positiva per quello che riguarda anche la loro stessa associazione, perché vedono in voi anche una forza, mi permetta il termine, braccia lavoro, ma anche mente ed esecuzione di eventi che da soli non avrebbero potuto forse fare. Sicuramente sì, come in questo periodo noi ci siamo dati la mano con questa un'altra associazione che è l'Archeoclub d'Italia, diretta dalla professoressa Nazarena Quaroli, per collaborare in un progetto scolastico, e che nel corso di questa seconda edizione Primavera in Festa faremo la presentazione di tutti i lavori fatti nel corso dell'anno del polo scolastico morovallese, dove ci sarà una commissione che poi spiegherò dettagliatamente, una commissione che esaminerà tutti i lavori, e poi naturalmente verrà fatta una premiazione a tutti i partecipanti con la presenza delle autorità sia scolastiche che amministrative. Come per il 2015, la programmazione è articolata in 4 giorni, dal 19 al 22 maggio, e ha per cornice l'area del Parco Pegaso. Noi abbiamo questa bellezza del parco che cerchiamo di, in qualche modo, di metterla in evidenza. Aggiungere che è proprio di questi giorni anche l'installazione della densostruttura. Non avete lasciato niente al caso, anche il maltempo che nella passata edizione ha voluto dire la sua, ma non riuscendo a rovinare fortunatamente la festa in tutti i sensi, e vi siete organizzati con una mega densostruttura per garantire che sia la gastronomia che gli spettacoli siano al coperto e quindi fruibili in qualsiasi situazione e certi. Questa mega struttura l'abbiamo così definita, chiamata
Pala Primavera. Pala Ormai Primavera, rimarrà sempre un nome, però l'abbiamo chiamata Pala Primavera perché è degna anche del nome, perché è una copertura formidabile, sicura, garantita, non improvvisata, ma consistente anche a diverse, diciamo, avversità atmosferiche, insomma, e che pertanto ci permette di mantenere in essere tutti gli impegni, diciamo, di eventi che noi andremo a svolgere. Non è che magari per una piccola intemperie siamo costretti a sospendere, no, il programma verrà realizzato comunque. Una struttura polifunzionale e a norma, e quindi è certa per fare questi eventi. Allora, possiamo dire che ancora una volta l'Associazione Moro Vallese si pone con questo evento come riferimento per la performance di diverse altre realtà culturali. Primavera in Festa è strutturata in effetti come grande contenitore nel quale succedono momenti di spettacolo, aggregazione e gioco che difficilmente si riscontrano in appuntamenti cittadini di carattere popolare. Basti pensare al body painting, alla gara di go-kart, alle esibizioni di ballo sportivo e ginnastica artistica. Queste sono una delle tante attività che faremo, quindi, con le varie associazioni palestre del territorio. Per non dire di più, e non va dimenticata, nell'ampia cornice di Primavera in Festa, un momento di forte interesse fissato per il 21 maggio alle ore 17:30. È rappresentato dalla fase finale del concorso Arco Junior, che ha il corposo titolo La mia città di Morrovalle, un centro storico e un centro industriale. E il tema che abbiamo assegnato ai bambini è proprio lo sviluppo delle due realtà, la storia e lo sviluppo industriale, e su questo si è incentrato tutto questo progetto che abbiamo fatto con la scuola in collaborazione. E l'iniziativa a questo progetto è dell'Archeo Club in collaborazione con la Proloco di Trodica. Per la fine di quest'anno scolastico ha potuto avvalersi della partecipazione di moltissimi bambini delle scuole elementari e dell'infanzia del territorio cittadino. Durante l'anno, guidati dal personale docente, i giovanissimi allievi hanno lavorato per acquisire maggiore consapevolezza sulle due anime della città. Quella di Morrovalle, caratterizzata da dominanti elementi storici culturali, e quella di Trodica, in cui prevalgono i fattori dello sviluppo economico. Gli uni e gli altri, complementari e essenziali per la compromissione delle dinamiche cittadine. Quindi siete riusciti a interessare i giovani e con questo stimolo far conoscere ieri e l'oggi per capire, per programmare il domani. Importante per la riuscita di un evento, ovviamente, un'organizzazione quale può essere sicuramente la Proloco, la sua infrastruttura, la risposta dei cittadini, ma anche l'interesse delle istituzioni per quello che riguarda ovviamente la parte amministrativa, ma anche dei commercianti per quello che riguarda un po' la parte economica. L'evento è anche per loro, perché comunque se c'è un flusso di persone, se c'è un interesse su una zona, chiaramente anche i commercianti ne possono trarre, se non direttamente, indirettamente un profitto. Qual è stata la risposta, magari forse all'inizio un po' diffidente, perché parliamo di 2 anni quasi di Proloco, gli eventi che si sono comunque ripetuti, la conferma che ha dato più valore alle vostre scelte, e i commercianti come hanno risposto fino adesso? Ma dobbiamo dire, dalla difficoltà che abbiamo incontrato nella prima edizione, naturalmente essendo la novità, oggi diciamo il coraggio imposto dai cittadini e da molte persone che ci sostengono in questa iniziativa, che purtroppo, che nonostante le difficoltà, diciamo, industriali, economiche, che in cui versa il territorio tutto, perché non dobbiamo nasconderci,
ma capendo la necessità e le motivazioni e gli obiettivi che siamo intesi raggiungere, naturalmente questi, facendo anche dei sacrifici, naturalmente ci spingono ad andare avanti e ci dicono di non mollare, di non buttare via queste iniziative, perché sono fondamentali per una collettività, per una socializzazione. E per questo non voglio ringraziare tutti quanti, naturalmente per il sostegno morale ed economico che ci possono dare secondo le loro possibilità. Comunque va ricordato anche che tutto il volontariato che gira tutto all'interno di questa organizzazione, che si impegna nel lavoro, e a loro vanno tutti i complimenti e tutti i ringraziamenti, non con solo come me da presidente, ma che io rappresento il gruppo, ma sono un lavoratore come tutti gli altri con le stesse finalità. Ma questo va detto anche un bel grazie per tutti i cittadini che sostengono queste persone e che le incitano a dire no, dovete andare avanti. Se lei è d'accordo, presidente, io quasi darei una vista anche al programma di questa manifestazione. Ma piano piano. Sicuramente il programma è stato sviscerato, diciamo, di gran parte è stato sviscerato le cose più importanti, ma la cosa che ancora che unisce di più, che all'interno di queste iniziative, di eventi, di spettacolo e di intrattenimento, c'è anche la massima organizzazione di uno stand gastronomico, dove la gente, diciamo, nel gustarsi, diciamo, questi eventi, nell'assistere a questi spettacoli, può tranquillamente consumare la gastronomia proprio tipica locale, con prezzi molto abbordabili, favorevoli a tutti, e che naturalmente è il momento più di aggregazione sempre per quello che noi ispiriamo. Assolutamente, e questo è importante anche per potersi godere comodamente seduti la cena in questo caso e lo spettacolo, e poi, ecco, potersi divertire, ricordiamolo, sempre nella denso struttura, quindi eventuale pioggia o eventuali intemperie non daranno problemi più di tanto. Ma speriamo di no, perché noi ormai abbiamo superato la prima edizione con 4 giorni di pioggia in abbondanza. Avete penso avuto il e abbiamo superato quella prova. Penso che ormai di situazioni del genere difficilmente da ripetersi. Comunque, se vuole, io posso molto succintamente descrivere, sì, il programma che andiamo a svolgere sui 4 giorni. Do una lettura molto veloce per quello che potrebbe essere. Ecco. Naturalmente noi iniziamo il giovedì pomeriggio alle ore 19, ci sarà questo inizio con un po' di inaugurazione del benvenuto, e alle ore l'inaugurazione del Luna Park, giochi per bambini, questa alle ore 19:45 apertura di stand gastronomici, dove naturalmente si potrà gustare le particolarità e le belle pietanze organizzate dal gruppo, senza aver paura di prendere qualche no, assolutissimamente no, perché poi ci sarà modo di digerirlo subito. Penso. E sì, perché ci sarà poi alle ore 21:30 al Pala Primavera la nota orchestra per gli amanti del ballo, che è molto conosciuta, Simona 40. È un bel gruppo, diciamo, che fa della buona musica e dove dà possibilità di divertimento e di intrattenimento, che io vi invito tutti a partecipare. Assolutamente sì. Chi proprio sarà impossibilitato, mi permetto di aggiungere, visto che siamo, diciamo, parte coinvolta in questo progetto, ci sarà la diretta radiofonica anche sul canale 611, appunto, di Radio Studio 7. Quindi chi vorrà da casa ascoltarla, proprio se non può per motivi di distanza o impedimenti vari, altrimenti ci uniamo all'invito del presidente, ovviamente, di essere presenti al Pala Primavera giovedì sera. Allora, proseguiamo per venerdì. Venerdì ripetiamo quasi gli stessi orari, alle ore 19:45 apertura stand gastronomici e attrazioni per bambini. Alle ore 20 al Pala Primavera ci sarà uno spettacolo di un'associazione sportiva dilettantistica città di Morrovalle, con esibizione, un kettlebell, è uno sport molto fisica un po' particolare, non è proprio il culturismo, adesso forse non è esatto, un'attività molto molto bella, via. Mentre alle ore 21:30 ci sarà una serata cage, dove musica anni 70-80 e con ballo di tutti i tipi, insomma, che vi invito a partecipare fino a notte inoltrata.
mentre passiamo al sabato. Il sabato inizia il clou. Si inizia prima. Per il sabato ci ritroviamo in questa situazione. Nel pomeriggio alle ore 14 ci sarà apertura del mercatino artistico e agricolo, con degustazione prodotti tipici, giochi per bambini, gonfiabile, giostre, clown e palloncini. Poi seguirà l'esposizione dei lavori del progetto scolastico, che abbiamo parlato abbondantemente mi sembra che sia in precedenza, che sarebbe La mia città di Morrovalle, un centro storico, un centro industriale, due ambienti diversi ma significativi in unica realtà, organizzato all'Archeoclub in collaborazione con la Prologo Trodica. Mentre alle 17.30 ci sarà una manifestazione con canzoni, immagini e recitazioni relativa al progetto scolastico. Naturalmente facciamo tutta una recitazione, quello che era il progetto, diciamo, ieri. Saranno proprio gli alunni. Ci sarà una partecipazione anche dei ragazzi che hanno partecipato al progetto scolastico. Mentre alle ore 19.45 ci sarà l'apertura dei stand gastronomici e alle ore 21.30 al Pala Primavera, tutti in pista con la pizzica e Taranta. Si è fatto prendere dalla pizzica. Dalla pizzica mi sono fatto prendere. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto il piacere in quell'occasione di essere in diretta proprio con la pizzica e la Taranta, con i Calanti, ed è stato un tripudio di successo proprio pieno di pubblico. Anche lì pioveva la sera, ma la gente che è venuta da fuori provincia, da Senigallia, io ricordo anche con le interviste che abbiamo fatto, Senigallia, San Benedetto, Porto Sant'Elpidio, oltre le zone più vicine ovviamente, perché c'è una passione proprio per questo tipo di ballo, che tra l'altro non ha proprio età, giovani, meno giovani, c'erano tutti in pista. Ma non so, proprio per questo noi abbiamo dovuto ripetere con lo stesso gruppo, per le moltissime richieste che abbiamo avuto. E questo gruppo, i Calanti, viene dal Salento, e naturalmente noi altri quest'anno abbiamo proprio la vera pizzica e la vera Taranta proprio dal gruppo salentino, i Calanti. E noi abbiamo dovuto richiamare lo stesso gruppo per le tante richieste che abbiamo avuto. E poi passiamo alla domenica. La domenica che ci sarà il grande Expo. Il grande Expo significa che ci sarà un bel programma di esposizione. Ci sarà oltre 150 aree destinate ad ogni genere di esposizione, sia a livello di mercato, possiamo dire di abbigliamento, ma di tutte altre attività, tutte le varie realtà, merceologie. È un grande Expo. E poi naturalmente per gli amanti della scampagnata c'è a disposizione tutto il Parco Pegaso, il bel verde del Parco Pegaso, peraltro dotato anche di piscina, dove la gente potrà distrarsi, correre, consumare merende, ascoltare, distendersi, e non escluso, oltre che distrarsi e distendersi, è un sinonimo che va bene, va bene. E così. E mentre per i bambini, naturalmente, oltre ai giochi già in dotazione che ci sono nel parco, c'è questa aggiunta di Luna Park con gonfiabili e tutto il genere, insomma. E poi al Pala Primavera alle ore 10 inizierà la manifestazione del body painting. Le avete pensate di per e tutti i Il body painting, dobbiamo dire che è a carattere, una manifestazione a carattere nazionale. Ci sono diversi partecipanti, che però naturalmente la manifestazione del body painting inizierà alle ore 10, ma la rappresentazione, la presenza al pubblico verrà iniziata verso le ore 13.30-14. C'è una piccola preparazione. È una piccola preparazione. Possiamo dire che sono delle opere d'arte su corpo in umano. Delle opere d'arte su corpo, se pittura su corpo umano. Da non confondere con i tatuaggi. Distinguere dai tatuaggi. Poi alle ore 11.45 ci sarà sempre l'apertura dei stand gastronomici, perché la domenica saranno funzionanti anche a pranzo.
E poi nel pomeriggio abbiamo anche questa esibizione dei diamanti del go-kart. È un'esibizione da semiprofessionisti, perché sono tutti piloti che hanno girato su pista, che naturalmente sono amanti di esibirsi. È stata istituita, verrà istituita, anzi non è stata ancora, verrà istituita un'apposita pista fatta con tutti i criteri dove questi si esibiranno alle ore 15 del pomeriggio fino alla sera alle 17. Chi vuol vedere questo spettacolo, diciamo, degli appassionanti del go-kart, ci sarà anche questa possibilità. Non una competizione. No, no, sarà una esibizione amatoriale, però con tutte le realtà, diciamo, che è quella che è un circuito organizzato. La possibilità di vivere. Di vivere, anche se con una dimensione molto non piccolissima, perché la sua portata di dimensioni ce l'ha, ma non è una pista come possiamo considerare il cardodromo di Coridonia, insomma, ecco, questo volevo dire. Sì. Mentre passiamo alle ore 16:30, ci sarà anche, ecco, un'altra rappresentazione di un'altra associazione che collabora con noi, è una ginnasticando, è un'associazione ginnasticando che farà delle esibizioni, delle dimostrazioni per le attività fisiche di varia tipologia, diciamo. È una palestra molto organizzata che rappresenterà tutti i suoi programmi su questa giornata. Altro coinvolgimento del territorio. Poi, per cercare di stringere, alle ore 18:30 ci sarà la premiazione del body painting, ecco, che naturalmente ce l'eravamo dimenticati dalla preparazione all'esibizione, ecco, ma giustamente anche la premiazione. Ci sarà naturalmente una commissione fatta da esperti che valuterà il lavoro migliore, e poi verrà fatta una graduatoria e verrà premiato il miglior risultato, insomma, verrà premiato. Alle ore 19:45 ci sarà l'apertura dei stand gastronomici, anche se la domenica sono sempre funzionanti. Sono sempre funzionanti domenica, giusto per richiamarlo. Alle 21:30 al Pala Primavera ci avviamo alla serata conclusiva, e per questa sera, per quella serata, abbiamo messo un gruppo rock rolls. E naturalmente fino a notte inoltrata gli Ops. E poi al termine naturalmente ci sarà il saluto, il brindisi e il ringraziamento di tutti i partecipanti, e così spero che il nostro programma sia gradito. Con una proiezione già quello che sarà poi il proseguo della stagione di Trodica di Monrovalle. Magari non sveliamo più di tanto per adesso, perché è già impegnativo, già impegnativo. In questo momento cerchiamo di completare già l'avviato. Assolutamente, poi sicuramente qualche miglioria, qualche in più rispetto alla stagione passata sarà stato fatto, qualche piccola modifica, però come abbiamo sentito anche dal programma, già una conferma, quella dei Calanti, significa che è stato già recepito in modo positivo il programma precedente. Bene, Presidente, penso siamo quasi arrivati, perché lei deve andare a lavorare per preparare il tutto. E io però, ecco, vorrei fare un appello, mi scusarmi con gli ascoltatori, però nello stesso tempo di ricordare bene questa figura, di non dimenticare i giorni dal 19 al 22 maggio a Trodica di Monrovalle. È un buon venditore, lo assolviamo. No, è stato veramente speso in tutti i sensi, anche a livello pubblicitario, d'immagine, per questa manifestazione, ed è giusto che ci sia un riscontro di pubblico, perché è quello che gratifica più di tutti l'operato, ovviamente, di chi ha fatto tanto per portare questo, appunto, con la prologo di Trodica di Monrovalle, e poi anche riscontro economico, commercianti, sponsor, che è sempre fondamentale, anche poco, però fa la differenza. Diceva prima, i tempi sono quelli che sono, però se c'è un ritorno e anche lo sponsor ti gratifica con quel sì, ok, è un buon risultato. Sicuramente sì, ma è una simbiosi, anche la soddisfazione morale molte volte, perché la gente che viene a lavorare, che si sacrifica anche nelle ore più disperate, però quando sono state ripagate dalla soddisfazione di un grazie, avete fatto bene, e per questo è molto, li spinge sempre ad andare più avanti. Assolutamente, assolutamente sì, grazie a lei
presidente della Prologo di Trodica di Morrovalle, Franco Filippetti, quest'oggi a 7 News Special, approfondimenti dal territorio. Anche noi vi aspettiamo dal 19 al 22 di maggio al Parco Pegaso a Trodica di Morrovalle per Primavera in Festa. Grazie, buon proseguo e buon lavoro, Grazie a presidente. voi, e buon proseguimento anche a voi. Arrivederci. Radio Studio 7. Music in Style. Music in Style.